Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per provare tre tipi di patatine che ho trovato dai cinesi. Sono queste tre. Abbiamo, da dove iniziamo? Allora, una praticamente è Hot and Spicy Braised Duck Tongue Flavor, quindi praticamente ha la lingua di anatra brasata, quindi è spicy, quindi è piccante. Quindi lingua di anatra. Poi abbiamo queste che sono più facili perché sono praticamente, cioè nel senso, mi sembra che c'era scritto proprio che erano al pompelmo, però adesso vabbè, dopo controlliamo un attimo. E poi abbiamo queste che sono le ultime, che sono Hot and Sour Lemon Braised Chicken Feet Flavor e quindi sono praticamente alle zampe di pollo brasate, sempre queste sono hot and sour, quindi diciamo piccanti e acidule, non so, sour comunque, dai, su, il sapore del limone, ecco. E quindi proviamo queste tre. Intanto prima controllo subito che queste al pompelmo siano effettivamente al pompelmo, sempre con la mia amatissima app, cioè app Google Translator, che forse ci dirà, open the bag, no, questo, ok, questo è al grapefruit, quindi pompelmo, perfetto. Da cosa iniziamo? Le facciamo da quello che ho detto, un attimo che vado a prendere le forbici per aprire però. Ovviamente da quando sono arrivata qui sono arrivate tutte le mie belve che si sono messe in punti strategici perché ne ho una qua e una qua. Cioè proprio. Comunque queste le ho comprate, ce le ho da un pochino perché praticamente le ho comprate nei miei giri quando vado a Milano. Iniziamo quindi subito con la lingua di anatra. Ah! Allora, queste sono le patatine, non so cosa vedete, però sembrano patatine normali, sono solamente un pochino più rossicce forse. L'odore è proprio di anatra, cioè diciamo un po' l'anatra quella cinese. Mamma mia, già c'è una belva che cerca di arrivare, perché questi gli piacciono le patatine, io non lo so, ma solo io c'ho i gatti che mangiano, perché lui mangia tutto. Guardate com'è interessato. Comunque, assaggiamo questa. Io comunque non sono un amante delle patatine in busta, però c'erano questi sapori così particolari che li volevo provare. Scusate un attimo, non riuscivo a finire, a smettere di mangiarle perché, cavolo, sono buone. Il sapore anatroso è delicato comunque. Il piccante è piccante, nel senso si sente, e se non vi piace il piccante, ma io devo stare con questo sedere qui davanti, eh? Non possiamo andare giù da qui? Perfetto, dicevo, sono delicate, cioè si sente il sapore di anatra, però dicevo il piccante, se non vi piace, queste non fanno per voi perché comunque non è proprio quel, cioè adesso ovviamente non è che devo correre a bere dell'acqua, però comunque sono piccantine, quindi se non vi piace tanto il piccante io non ve le consiglio. Però no, una scoperta, queste sono proprio buone. Allora le chiudo e intanto ci bevo un po' di birra che avevo aperto oggi, quelle, le birre belghe che si trovano al Lidl, che penso che ci stia bene anche un po' per sciacquarmi la bocca tra una patatina e l'altra. Gatto, la birra non è per te. Andiamo con la seconda. Io sono questa al pompelmo, forse ho sbagliato a iniziare con quella proprio piccante. Ok, io non sento, cioè sento un odore agrumato ma non di pompelmo. Le patatine sono queste. Sono molto molto pallide rispetto a quelle di prima. No, no, no. Non lo so, hanno un odore strano. Proviamo. Sanno di qualcosa, non capisco se è proprio pompelmo. Vai via! L'unico modo per mandarlo via è dargli qualcosa. Vi potrei dire che sanno di pompelmo, in realtà un pompelmo molto dolce. Non lo so, io il pompelmo lo associo un pochino di più a una cosa più acidula. Queste hanno un retrogusto che sembra così di acidulo, però è molto tipo dolce fruttato. Io l'avrei detto che sono tipo alla frutta.
Guardando effettivamente gli ingredienti, ovviamente non è che c'è dentro il, o almeno qui non mi sembra di leggere comunque il pompelmo, però per esempio c'è un sacco di cosa di zucchero, aroma complesso, adesso qui vabbè la traduzione è quella che è, capitolo zucchero, vabbè, c'è l'acido citrico infatti che dicevo che si sente un pochino, vabbè aspartame, intanto quello se devi fare il dolce c'è sempre, c'è anche la stevia per esempio, e quindi niente, in pratica c'è glucosio commestibile, c'è anche quello non commestibile, non lo sapevo, e quindi sì, si sente questa cosa un po' dolciastra, cioè si sente sì questa, un po' come se fosse di limone, però con questa cosa dolce, e quindi forse questo dovrebbe dare il senso del pompelmo, cioè potrebbe essere un pompelmo tipo il pompelmo con 5 cucchiai di zucchero sopra. Queste non penso che le ricomprerei. Quelle di prima sì. La macchina fotografica mi sta per abbandonare, quindi io direi che è giunto il momento di aprire quella alle zampe gallinose. Anche queste sono quella cosa del limone, no? Speriamo che sono meglio. E qui abbiamo un uso del limone fatto molto meglio rispetto all'altro, perché mentre l'altro c'ha questa cosina di limone, però poi dopo sta lì con quello zucchero che non ci convince a me, e questo invece tipo è il limone, però non c'è quello zucchero, cioè sicuramente adesso ci sarà. No, non c'è, comunque, sì, vabbè, aspartame, quello praticamente lo metteranno ovunque, però effettivamente non c'è poi, cioè, si sente questo gusto un po' così di pollo, adesso zampe di pollo l'avranno messa così per abbindolare quelli come me. L'unica cosa che mi sento di dire è che hot and sour, hot non è, nel senso che non è piccante per niente. Cioè nel senso, non so, magari chi ha proprio bassa tolleranza magari li mangia e può sentire una punta comunque sia di piccante, ma ecco, diciamo che le prime erano piccanti veramente, queste qua invece no. Però a parte questo devo dire che comunque sono ben bilanciate, perché hanno appunto questo limonino che poi però è ben bilanciato dal polletto, nel senso non che si senta proprio, non so. Avrei anche potuto dire che sono delle patatine al limone, però dire che sono le zampe di gallina fa più scena. Ma queste non mi dispiacciono con queste, vabbè io qui continuo con questo che mi rompe. Che cosa ha preso? Ha preso quello per chiudere, vabbè, io non ho parole. Allora, cosa dire? Le mie meno le mie meno preferite sono queste, come vi dicevo, perché secondo me sono un po', ma non lo so, secondo me forse se vi piacciono quelle patatine o comunque quei gusti che mischiano praticamente il dolce e il salato, però non è dolce e salato, diciamo che è proprio più un dolce agro, non lo so, comunque sia, se vi piace magari questo genere, magari non so, una patatina un po' più dolce, potrebbero anche piacervi, a me non hanno convinto, quindi gli do un 5. Le seconde sono queste, alle zampe di gallina con il limone, che in realtà, come vi ripeto, per me potevano anche mettere solo che erano al limone. Queste posso dare anche un 6, 6 e mezzo, non sono male comunque sia, cioè allora se devo vedere per come effettivamente sono i gusti, queste per me non, cioè zampe di gallina io intendo altro, però comunque sia, nel senso, sono buone di gusto, quindi 6, 6 e mezzo, mentre queste do un bel 7 e mezzo, 8. Certo che mi devo decidere, gli do un 8, contando anche che a me le patatine appunto non è che piacciono particolarmente. Queste invece sono buone, rispecchiano secondo me, cioè non ho mai mangiato la lingua di anatra, però comunque sia sano di anatra, ecco, sono piccanti come dicevano, quindi queste secondo me rispecchiano, sono buone, hanno un bel gusto, sono le uniche che questa belva non ha potuto assaggiare perché appunto sono piccanti, quindi queste non gliele do. Tra l'altro ha tutto il pelo sopra la mia birra e quindi se non si smuove questo adesso, cioè farà una finaccia oggi, quindi queste sono le vincitrici con un bel 8. Non me lo sarei mai aspettato, cioè avrei pensato che potessero vincere queste, e invece hanno vinto loro. Perfetto.
perfetto, questo video finisce qua. Se volete vederne altri con belve strane qui che girano e con altre cose strane che trovo in giro, mettete un like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Vieni a salutare almeno, fai il tuo dovere, su, saluta, vai, ciao. E adesso vattene, ma sei proprio orribile.